Quattro nuove avventure a ruote alte accompagneranno la transizione di Jeep verso la produzione prevista nel 2030 di soli veicoli full electric. Jeep Avenger è il primo fra questi, un'auto completamente elettrica con un look fresco e giovanile che vanta al contempo una buona agilità grazie alle dimensioni contenute da B-SUV. La nuova nata in casa Jeep Stellantis FCA è disponibile nelle concessionarie Maldarizzi. Nuova Jeep Avenger che, come vedrete, è stata nominata anche Auto the Car of the Year 2023, perché di fatto è un concentrato di innovazione, tecnologia, ma soprattutto il design. Mantiene tutte quelle che sono le caratteristiche della Jeep, quindi anche la capability. Una vettura che sembra piccola, ma in realtà è il nuovo B-SUV compatto di Jeep, di poco più di 4 metri, con all'interno tutta una serie di novità. Quindi una vettura assolutamente nuova e che siamo certi, e perché ne abbiamo già riprova con numerose conferme da parte dei clienti che hanno già ordinato e acquistato la vettura, sia nella motorizzazione benzina, che è quella che stiamo facendo provare oggi ai nostri clienti, che è un motore 1200 da 100 cavalli turbo benzina, e soprattutto è la prima Jeep completamente elettrica, quindi un po' la novità assoluta è la nuova Jeep full electric, con appunto una batteria da 54 kW e un'autonomia sino a 550 km. Il target di riferimento per quest'auto qual è? Oh, soprattutto abbiamo notato nei primi acquisti, nei primi contratti, giovani, giovanissimi, neopatentati che possono acquistare la vettura, ma tantissime donne, tantissime signore che si sono affacciate a questo nuovo mondo, Jeep, a questa nuova vettura. L'allestimento interno è sicuramente anche lì innovativo, molto pulito, ci sono tantissimi richiami alle vetture del passato, tipo la Willys, la prima Jeep in assoluto, quindi tante novità, ma ripeto, un interno che potrete vedere molto pulito, molto semplice, con due touchscreen da 10.25 pollici.